Mister, domani si torna in campo e la vittoria nel derby deve dare una spinta importante per continuare la corsa. Sì, ci ha dato forza, siamo contenti, dopo le vittorie si lavora sempre meglio e comunque abbiamo la nostra filosofia, quindi i ragazzi lavorano sempre bene, non è sempre facile poi portare a casa punti e vincere giocando come noi vogliamo, però domenica ci siamo riusciti anche fino a un certo punto e quindi abbiamo lavorato bene. Che cosa ha ritrovato il campo d'Arsico domenica con l'Este, che forse altre volte era mancato e che invece questa volta ha fatto la differenza? Bella vittoria e soprattutto la ricerca della vittoria. E ne abbiamo parlato in settimana, io mi ricordo che sul gol del 2-2 mancava pochi minuti alla fine e la squadra ha preso subito la palla, siamo andati subito a voler giocare e c'era la sensazione di potercela fare, quindi ho visto giocatori vogliosi di andare a fare la partita, di andare a prendere la vittoria e così è stato. E quindi questo tipo di fame l'abbiamo persa in alcune partite quando vincevamo 1-0 e quindi abbiamo lasciato dei punti come penso anche le altre squadre e quindi questa è una caratteristica che spero che abbiamo ritrovato e non dobbiamo più lasciare. Domani arriva la Dolomiti, reduce da un pesante KO. È una partita che può rappresentare una trappola. Certo, assolutamente, non guardiamo da dove viene, è una squadra forte, strutturata bene, allenata bene, giocatori importanti possono fare la differenza, hanno degli attaccanti giusti di categoria, quindi che conoscono bene il mestiere, dovremmo essere bravi, dovremmo essere molto concentrati, dovremmo essere sul pezzo sempre su ogni palla e per tutti i 95-96 minuti che sarà la partita. L'obiettivo è ritrovare la vittoria casalinga che manca da 2 mesi. Vi pesa questo dato? No, l'obiettivo è cercare sempre di andare su tutti i campi, cercare di fare la partita noi, cercando di portare dentro la nostra filosofia, ovviamente cercando di vincere la partita, come facciamo tutte le domeniche, e a maggior ragione quando si va in campo per cercare di vincere sempre si è più esposti a rischi, quindi ci può anche stare un rischio che ci prendiamo volentieri, non facciamo caso ai ragazzi che abbiamo in campo, ai 2004, 2005 o 2003 che abbiamo, ma abbiamo questa filosofia. Ovviamente ci piace anche il fatto che poi arrivino vittorie proprio sul nostro profilo, sul nostro gioco, e quindi di questo siamo contenti. Domani che partita ti aspetti? Una partita difficile, complicata, bella da affrontare contro una squadra che ha voglia, fame di punti, dovremmo avere molta, molta più fame degli altri.